Beh, la giornata delle Marche ha fatto il giro della regione, purtroppo l'anno scorso l'edizione è saltata per i tragici fatti di Corinaldo, quest'anno riprende la giornata della Marche, la giornata nata per, in onore insomma, di tutti i marchigiani che sono nel mondo e continuano ad amare la nostra regione. È una giornata di segna di uno sguardo al futuro, la volontà di costruire le Marche del domani, le Marche che parlano lingue di tutto il mondo grazie a Lonely Planet che con la sua guida ci ha messo come seconda destinazione al mondo, regione da visitare, parla con Raffaello che con i suoi 500 anni ci darà insomma, un anno fantastico, parla della Madonna di Loreto che col giubileo lauretano attirerà tanti pellegrini, insomma un futuro fatto di tanto turismo, presenza nella nostra regione, un'opportunità di lavoro e di crescita economica, un anno all'insegna delle Marche, come dicevo prima, sono per noi ovviamente l'impegno come istituzione, ma per i tanti marchigiani del mondo l'orgoglio di appartenere, pur vivendo un'altra parte, ad una storia importante come quella delle Marche.